Adesso quello che dobbiamo fare è intanto riscrivere per ogni elemento queste matrici, che cioè, voglio dire, ce le abbiamo già pronte, quindi non è un grosso problema. E l'altra cosa che dobbiamo fare è capire come assemblare il tutto per arrivare al sistema di equazioni algebriche. Allora, iniziamo con l'assemblaggio. Cancello di qua, così sfruttiamo al massimo lo spazio che abbiamo a disposizione. Ovviamente abbiamo quattro elementi da trattare. Iniziamo dall'elemento 1, dove ricordiamo che c'è una condizione al contorno del primo tipo sul nodo 0. Allora, quindi abbiamo meno 1 su L, anzi 1 su L, meno 1, meno 1, 1, meno 1, 1. E qui ho T0, T1. Questo va all'altro lato, quindi poi abbiamo quest'altro pezzo che però c'è il segno meno, meno n quadro L sesti di 2, 1, 1, 2, 0, 1, e tutto è uguale a meno m quadro infinito di mezzi più 1, 0, 1, 0, dt su dx valutato al nodo. Questo è, scusi, ma la prima matrice sì. Dovrebbe essere meno 1, 1, meno 1, 1. Sì, sì, giusto. Meno 1, 1, 1. Sì, sì, grazie. Ok. Allora, questo è del t su dx valutato in 0, meno 1, anzi 0, 1, del t su dx valutato al nodo 1. Ora scrivo l'elemento 2 e poi iniziamo a fare qualche ragionamento. Elemento 2, e qui abbiamo 1 su L, meno 1, 1, meno 1, meno 1, 1, 1, 1, meno 1, ok. E qua abbiamo P1, P2. Chiaro che posso già qui fare un passaggio in più, cioè qui posso sommare, no? A formare un'unica matrice, anzi lo faccio direttamente. Se guardate sopra, qui ho meno 1, meno, anzi metto il segno, metto le parentesi, più m n quadro sesti. Poi di qua invece abbiamo 1 meno m quadro l sesti, qui abbiamo 1 meno m quadro l sesti. Dico sesti e scrivo mezzi, va bene, e poi qua abbiamo meno 1 più m quadro l sesti. Ok, così ho raggruppato, però c'è un 1 su l che va a moltiplicare, quindi di fatto posso fare così, metto un quadrato qua, va bene? O metto un quadrato qua o porto l'L dentro, è la stessa cosa. Vabbè, come preferiamo. Questo ovviamente moltiplica i nodi di 1, di 2, e tutto è uguale a meno
m quadro è infinito, l mezzi, 1, 1, più 1, 0. Del t su dx valutato al nodo 1, meno 0, 1, del t su dx valutato al nodo 2. Ok, scritto questo, iniziamo a fare qualche ragionamento. E devo dire che a me mi pare un po' disordinata questa matrice. Forse io la scriverei, toglierei l'uno su L davanti, così facciamo proprio dei pezzi di matrice puliti. Quindi facciamo così, per fare, secondo me è meglio. Facciamo dei pezzi di matrice puliti, il che significa scrivere meno 1 su L meno M quadro L sesti, 1 su L meno M quadro L sesti, 1 su L meno M quadro L sesti e meno 1 su L meno M quadro L sesti. Così secondo me è un pochino più ordinato. Facciamo così. Ecco qua. Va bene? Ok. Allora a questo punto ci chiediamo, come faccio a ottenere il sistema di equazioni? Cancelliamo un attimo qua, tanto ormai la forma del generico elemento ce l'abbiamo. L'abbiamo scritta lì. E vediamo, cerchiamo di capire al meglio possibile come effettuare l'assemblaggio, così si chiama assemblaggio. Allora, io ho di fatto quattro nodi incogniti, di conseguenza mi aspetto una matrice fatta in questo modo: K11, K12, K13, K oppure A come preferite, K14, K21, K31, K41, K22, K32, K42, K23, K33, K43, K24, K34 e K44 moltiplica di 1, di 2, di 3 e di 4 uguale determinanti che chiamiamo F1, F2, F3 ed F4. Questo è quello che mi aspetto di scrivere. Però per adesso non siamo ancora in questa situazione, quindi questo sistema sarà prodotto, come ripeto, dell'assemblaggio. Allora, vi faccio notare, se guardate l'elemento 2, che noi abbiamo una quantità a destra, che è un termine noto, che guarderemo tra un attimo, e una quantità a sinistra, che è un pezzetto di matrice 2x2. Poiché stiamo ragionando sui nodi 1 e 2, questo termine andrà a contribuire sull'elemento 1, 1 della matrice dei coefficienti, questo sull'elemento 1, 2, questo sull'elemento 1, 3 e questo sull'elemento 1, 4. Questa piccola matrice qui, quindi, si colloca qua. Seguitemi perché mi rendo conto che adesso ancora non è chiaro, però capirete tra un attimo, o meglio spero capirete. Se faccio la stessa cosa sull'elemento 3,
otterrò una scrittura perfettamente analoga. L'unica differenza è che avremo D2, D3, qui avremo 2 e qui avremo 3, giusto? Vuol dire che questa matricetta qui 2x2 andrà a contribuire ai nodi 2 e 3, cioè come se qui avessi in questo caso nodo 1 e nodo 2, nodo 1 e nodo 2, quindi questo contribuisce 1, 1, 1, 2, eccetera. Lì avrò 2 e 3, quindi 2, 2, 3, 3, 2, 3 e 3, 2. Cioè si va a collocare di fatto qua. Quindi in questa matrice assemblata, lì dove c'è una sovrapposizione, ovviamente si fa una somma dei termini che provengono dai due pezzi, cioè dall'elemento 2 e dall'elemento 3. L'elemento 4, l'elemento 1, attenzione, siamo dimenticati l'elemento 1 perché è l'elemento un po' particolare perché c'è una condizione al contorno del primo tipo, lo guardiamo subito, eh. Quindi questo è l'elemento 3. L'elemento 4 va a finire qua. Quindi vedete che K33 e K22 in realtà ricevono contributi, il primo K33 dall'elemento 3 e 4, il secondo K22 dall'elemento 2 ed elemento 3. Che cosa succede all'elemento 1? Allora, se io vado a sviluppare queste equazioni, in realtà solamente una andrà a costituire incognita perché la temperatura T0 è nota, cioè in altri termini quello che sto scrivendo sull'elemento 1 se sviluppiamo il tutto otteniamo, chiamiamo A11, A12 oppure come preferite, facciamo così, A11. A12, A21, A22, T0, T1, questo è uguale a A11, T0, più A12, T1, al denominatore avrò A21, T0, più A22, T1. Ok? Allora, questo che cosa significa? Significa che nella realtà io qui è come se avessi un'altra riga e un'altra colonna dove si va a collocare l'elemento sostanzialmente 1, quindi va a contribuire su questo K11, però qui ho T0, di conseguenza, avendo T0, è chiaro che porto tutto al secondo membro e questa prima riga dovrà ridursi alla scrittura T con 0 uguale T con S. Non so se è chiaro. Cioè la prima riga vedrà. La ridurrò, K00 diventa pari a 1, poi qui avrò tutti 0 e l'equazione diventa T0 uguale a TS. Capite? La seconda equazione, invece che quella che mi interessa, rimane com'è chiaramente e contribuisce in questo modo al nodo 1. Va da sé che l'imposizione della condizione al contorno di temperatura nota a nodo 0 significa di fatto mettere tutti 0 anche su questa colonna aggiuntiva. Questa cosa qui non implica di fatto una, come dire, il fatto che devo risolvere un sistema di 5 equazioni invece che di 4, ma semplicemente io poi queste non le vado a risolvere, cioè risolvo solo queste. Va da sé che se dovessi risolvere tutto in maniera automatizzata al calcolatore e magari quel nodo a temperatura nota va a finire nella riga 1200
su 10.000 non è che mi impazzisco a separarla e toglierla via. Lì l'equazione diventa T1200 sulla riga 1200 uguale alla temperatura nota e lo risolvo così com'è e ho applicato la condizione al contorno. In questo caso, risolvendolo a mano, è inutile, cioè la matrice dei coefficienti che vado a risolvere è questa qui. Quindi dell'elemento 1 mi prendo l'equazione 2, tenendo presente che lì dove c'è questo termine va a secondo membro. Chiaro? Questo di fatto è l'assemblaggio, né più e né meno. C'è da dire però un'altra piccola cosa. Quando vado a fare l'assemblaggio dei termini noti, vedete che qui ho una riga che in questo caso contribuisce sul nodo 1, la seconda riga contribuirà sul nodo 2. Quindi al nodo 1 avrò, da qui ho del t su dx valutato al nodo 1 sull'elemento 2. Quando vado qua, ho un del t su dx valutato sempre al nodo 1, quando stavo ragionando però sull'elemento 1, però col segno meno, quindi più, meno. Allora, questa storia qui significa che una volta che assemblo tutto, mi ritrovo al nodo 1, cioè ai vari nodi, mi trovo una somma in più e in meno dei vari del t su dx. Del t, uno valutato da una parte e uno valutato dall'altra, però sempre più, meno, più, meno. Quindi questo che cosa significa? Significa che di fatto, a meno che io non abbia la necessità di imporre una condizione al contorno del secondo tipo non omogenea, perché se fosse omogenea ovviamente questa quantità sarebbe zero, di solito questi termini qua non li calcolo proprio. E mi rimangono solo questi qua, da somma. Avete capito? Allora a questo punto proviamo a fare uno sforzo e proviamo a vedere qual è la matrice finale dei coefficienti che ci possiamo ricavare da questo problema? Dubbi, domande? Vedo alcune espressioni, diciamo così, sbalordite, se vogliamo utilizzare questo termine. Se avete dei dubbi o delle domande, non dovete fare altro che chiedere. Questo le puoi spiegare perché non calcoliamo i termini con le derivate? Allora, guardiamo la derivata al nodo 1. Allora, quando sono sull'elemento 1, il contributo al nodo 1 è la seconda riga, questa qua in basso, e trovo qui, perché qui c'è uno 0, qui c'è un 1, qui c'è uno 0, ok? Trovo qui del t su dx valutato al nodo 1 col segno meno. Nella procedura di assemblaggio io sommo il tutto, quindi questo pezzo si andrà a sommare. Quando vado a valutare sul nodo 2 si andrà a sommare col pezzo della prima riga del nodo 2, perché la prima riga è quella dell'elemento del nodo 1, giusto? Qui però alla prima riga trovo più del t su dx valutato dal nodo 1, quindi avrò del t su dx meno del t su dx valutato dal nodo 1. Allora, se c'è un più o meno, io non li calcolo proprio. Li posso anche calcolare, ma ho solo svantaggi. Qual è lo svantaggio? È di introdurre errori di arrotondamento vari, errori numerici, errori di vario tipo. Ok? In alcuni casi, in effetti, io, non casi semplici, monodimensionali, ho fatto le prove abilitando questi termini e addirittura in alcuni casi no, non mi ha permesso di raggiungere la convergenza. Lì dove l'ha raggiunta la soluzione è la stessa, evidentemente, ma molte più difficoltà perché c'è da spegnere, vogliamo utilizzare questo termine, c'è da spegnere un numero superiore di errori. Allora, perché creare questo problema? Non si calcola. Quando è che invece li calcolo? Ripeto, quando devo imporre una condizione al contorno del primo tipo, del secondo tipo, ho sbagliato, del secondo tipo, che non sia omogenea, perché dire che è adiabatico significa dire che questa derivata è zero, quindi di nuovo non li calcolo. Se però c'è un flusso noto, allora magari questo termine è diverso da zero, è solo lì dove c'è il flusso noto di calcolo, il che significa su un estremo del dominio, con l'uno o l'altro.
Nel nostro caso non li calcoliamo da nessuna parte, perché l'unico nodo dove c'è una condizione da contorno del secondo tipo è il nodo 4, ma è adiabatico, quindi è 0. Giusto? Ci siete? Bene. Allora vediamo di assemblare il tutto. Avrò questa matrice, mettiamo così per comodità nodo 1, nodo 2, nodo 3 e nodo 4. Allora i contributi che arrivano sono dal nodo, allora però in realtà dovremmo esplicitare l'equazione 2 del nodo, vediamo un attimo, aspettate un secondo. Scriviamoci la seconda equazione del nodo 1, quindi viene 1 su L M4 L sesti T0 e va secondo membro più meno 1 su L eccetera, quindi questo va a finire al secondo membro. Non so, sembra che sto parlando da solo, in effetti è proprio così. Allora avrò questo più un termine analogo che viene dall'elemento 2, quindi ho due volte meno 1 su L meno M quadro L sesti, ok? Al secondo membro avrò, allora qui T1, T2, T3 e T4 uguale, vediamo i termini noti. Allora questo pezzo qui, immaginate che ci sia T0, questo pezzo qui è andato a finire al secondo membro con il segno meno, quindi avrò meno, apro parentesi, 1 su L meno M quadro L sesti per T0. E poi ho il termine noto che è meno m quadro t infinito l mezzi. Ok. Dopodiché però l'elemento 2 contribuisce al termine noto sull'elemento 1 con un altro di questi qua, quindi questo 2 li faccio scompare perché si somma meno meno, okay. E quindi questo, questa è la prima riga. Benissimo. Quando vado a vedere gli altri pezzi, che quindi sono quelli dell'elemento 2, avrò 1 su L meno m quadro L sesti, qui e qui, 1 su L meno m quadro L sesti, e qui avrò ancora una volta 2 meno 1 su L meno m quadro L sesti, dopodiché qua avrò 0 e 0, eppure qua 0 e 0. Quindi di fatto qua ci è andato a finire l'elemento 2 e l'elemento 1, che sta tipo così, quindi 1 e 2, e infatti qui c'è stata una somma, questa somma qui è dovuta all'elemento 3, che avrà fuori diagonale sempre 1 su L meno M quadro L sesti e 1 su L meno M quadro L sesti. Sulla diagonale si somma con l'elemento 4, quindi avrò sempre 2 meno 1 su L meno M quadro L sesti, e l'ultimo pezzettino non si somma con nessuno, perché l'elemento 4, questo qua è l'elemento 3, questo è l'elemento 4, l'ultimo pezzettino sulla diagonale, ripeto, non si somma con nessuno, quindi rimane meno 1 un sesto, 1 su L, meno 1 su L meno M quadro L sesti, e fuori diagonale ovviamente abbiamo sempre il solito 1 su L meno M quadro L sesti, 1 su L meno
m4l sesta. Ovviamente qui abbiamo uno 0, qui abbiamo uno 0, ed ecco la matrice con i vari, con l'assemblaggio. Per quanto riguarda i termini noti, avremo meno m quadro t infinito l, perché arriva un contributo dall'elemento 3 e dall'elemento su t2, arriva dall'elemento 3, dico bene, dall'elemento 2, sì, su t3 arriva dall'elemento 3 e dall'elemento 4, e quindi si somma, mentre su t4, sul nodo 4, arriva solo il contributo dell'elemento 4, non si somma con nessuno, quindi avrò meno m quadro t infinito l mezzi. E questa è la matrice che risolta mi dovrebbe dare la soluzione se non ho commesso errori. Questo 0 fa qua. Ok, scrivete pure. Allora, se non avete dubbi, questo esempio ovviamente semplice ci permette da una parte di capire quali sono i meccanismi principali di questa metodologia, cioè integrazione per parti, l'uso delle funzioni interpolanti, l'integrazione delle funzioni interpolanti utilizzando delle espressioni disponibili in letteratura, l'assemblaggio dei vari testi. D'altra parte, poi, avendo già risolto un problema di profilo di temperatura lungo una letta con gli altri metodi numerici, potete prendere come dati d'ingresso quelli delle vecchie simulazioni. Sapete come fare in Excel velocemente, provate a fare un confronto tra questo metodo e quello che abbiamo utilizzato in precedenza. Chiaramente è un pochino più laborioso, ve ne sarete accorti, ma ha un'enorme flessibilità, già che rispetto ai volumi finiti, per esempio, il metodo dei volumi, degli elementi finiti consente, come vi ho detto stamattina, di aumentare l'accuratezza incrementando l'ordine delle funzioni interpolanti. Ma poi, d'altra parte, se ci ragionate, vi consente di lavorare su una qualsiasi equazione differenziale, come già vi avevo anticipato, anche nell'ipotesi, diciamo anche assurda, voi non conoscete assolutamente il significato di quell'equazione. Ma una volta che ce l'avete, siete in grado di lavorarci direttamente. Prendete l'operatore differenziale, ci mettete la soluzione approssimata, funzione di peso, integrate, proseguite e costruite tutto. E siete in grado di applicarlo a qualsiasi equazione. Dico questo perché quando, per esempio, è stato necessario applicare il metodo all'equazione della turbolenza di Spallard-Almaraz, non so se ve la ricordate, chiaramente lì c'è un'equazione che è anche nata da una serie di, diciamo così, correlazioni empiriche, semi-empiriche, osservazioni, supposizioni, si ritiene che un certo termine è legato a un altro con una relazione del tipo. Quindi impostare un metodo su un concetto di bilancio diventa complicato, capite? Mentre lì uno non si preoccupa di capire quel termine che cosa rappresenta fisicamente, sarebbe anche complicato capirlo, ma basta avere una derivata seconda e la integro, una derivata prima la integro, un termine sorgente lo integro e così via. Quindi questa è l'enorme flessibilità che rende il metodo degli elementi finiti multifisico, cioè consente di risolvere problemi in cui coesistono diverse fisiche, per esempio la CFD, che ne so, il flusso di un fluido incomprimibile con la conservazione dell'energia, un'interazione fluido-struttura, una reazione chimica o altro, tutto insieme. È un metodo multifisico. E queste sono le caratteristiche principali del metodo degli elementi finiti, che sono vantaggi che si pagano con una maggiore complessità poi pratica. Ma tanto, voglio dire, voi non è che dovete implementare il metodo. L'importante è capire come funziona. Dubbi, domande? Ok, allora a questo punto la parte teorica del corso è terminata.
Quindi il corso finisce di fatto, domani farete un'esercitazione al calcolatore, ma non ci saranno altre cose da fare a livello teorico. Gli esami sono stati fissati, avete visto le date? No, 14 gennaio se non ricordo male, 14 gennaio mi sembra, comunque 2 giorni dopo rispetto alla prima data, non ci sono più sovrapposizioni. Quindi avete il tempo necessario per prepararvi. Io vi ringrazio perché avete seguito in modo, come dire, esemplare, a parte gli scherzi, sempre belli, precisi, ordinati, attenti. E comunque ci vediamo domani mattina per i saluti e con molti di voi ci vedremo in laboratorio per le ultime misure. Va bene, grazie e buona serata.